Nella sede della compagnia di campi Salentina dal primo mattino sono in corso gli accertamenti tecnici sulle due auto, una Renault Clio ed una Megane sequestrate qualche giorno fa a Porto Cesareo. Appartengono ad un marocchino che nel corso delle indagini sull'efferato duplice omicidio dei coniugi è risultato essere vicino al presunto killer, ora in carcere. I carabinieri del nucleo investigativo al comando del capitano Biagio Maro vogliono capire se l'uomo che ha lasciato l'Italia da un mese abbia avuto un ruolo preciso tra il 23 e il 24 giugno scorsi nell'assassinio di Luigi Ferrari e Antonella Parente, abbia aiutato per esempio Vincenzo Tarantino, al momento l'unico indagato, a fuggire. Trovare tracce di sangue sui tappetini o sui sedili potrebbe provarlo ed essere quindi un movimento schiacciante del suo al momento solo ipotizzato coinvolgimento. Impossibile che l'assassino, salito su uno dei due mezzi e dopo aver lasciato dietro di sé i corpi in un lago di sangue, non abbia sporcato. I carabinieri in queste ore stanno esaminando i mezzi in ogni punto con apparecchiature sofisticate e molto sensibili. Le tracce infatti possono essere evidenti o latenti, essendo trascorsi tra l'altro diversi mesi dall'omicidio. Il sospetto è che il 52enne originario di Manduria potrebbe non aver fatto tutto da solo, aiutato magari solo nella fuga da un complice. Gli accertamenti, così come il sequestro, sono stati disposti dal PM Giuseppe Capoccia e avvengono alla presenza delle parti.